L'assessore Serpenti ha ricevuto i nigeriani della San Pio X, ma ha detto loro che il comune al momento non ha alloggi da fornire. La nave Nesibe E, che dal 2008 era ormeggiata alla banchina 8, è stata spostata alla 24 e tra due giorni farà rientro in Turchia. La nave aveva catturato l'attenzione per la vicenda dell'armatore che non pagava i suoi marinai. Litorale colpito dal maltempo ieri, bombe d'acqua alla Dispoli, dove si sono registrati allagamenti, disagi anche a Fiumicino, intanto interventi per chiedere lo stato di calamità per Santa Severa. Nuoto, ai mondiali juniores di Dubai, Luca Mencarini manca il podio nella finale dei 100 d'orso, sabato in programma i 200. Buongiorno a tutti e bentrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione. Il gruppo di nigeriani, che fino a qualche giorno fa era ospite del parroco della chiesa San Pio X, è tornato a chiedere una sistemazione al Pincio. Ieri gli extracomunitari sono stati ricevuti dall'assessore Sergio Serpente, che ha ribadito come il comune non possa provvedere per un alloggio e si è attivato presso l'ufficio immigrazione per trovare una soluzione. Sentiamo il servizio. Siamo una città ospitale e abbiamo fatto il possibile per gestire la situazione dei nigeriani che erano alloggiati nei locali della chiesa San Pio X, ma il comune non può ospitarli o provvedere a loro per trovare un alloggio a proprie spese. Sono queste le parole che anche ieri pomeriggio l'amministrazione è tornata a ripetere ad una ventina di nigeriani che si sono recati al Pincio per chiedere una sistemazione. Assenti il sindaco Pietro Tidei ed il vice sindaco Enrico Luciani, entrambi partiti ieri proprio per un viaggio istituzionale in Cina, a riceverli è stato l'assessore Sergio Serpente, che ha cercato di convincerli a recarsi oggi all'ufficio immigrazione di Roma. Purtroppo non possiamo risolvere il problema di fornire loro un alloggio, ha ribadito Serpente. Per questo mi sono personalmente attivato presso l'ufficio immigrazione di Roma, che proprio questa mattina li riceverà. Una volta che saranno schedati, sarà poi il centro immigrati a trovargli una sistemazione su tutto il territorio della provincia di Roma. Intanto restano chiusi i locali attigui alla chiesa San Pio X, dove da qualche giorno, su disposizione del vescovo Monsignor Luigi Marrucci, è arrivato un nuovo parroco in sostituzione di Don Lino Dragu. Quasi ultimato l'ecocentro comunale, che dovrebbe partire già a fine mese. Così avevano detto il sindaco Pietro Tidei e l'assessore ai lavori pubblici Mirko Mecozzi, primi di maggio, durante una conferenza stampa in cui hanno illustrato passo dopo passo le varie opere partite e in procinto di partire per la riqualificazione della città. Entro luglio, ha spiegato addirittura il primo cittadino durante quella conferenza stampa, la Regione Lazio consegnerà al Comune i fondi per la raccolta differenziata porta a porta che saranno conferiti nel nuovo ecocentro. Ma ad oggi non c'è traccia né dell'uno né dell'altro. L'ecocentro è ancora fermo lì, in attesa del collaudo, come hanno detto lunedì scorso durante una conferenza stampa simile a quella di maggio, in cui il primo cittadino e assessore hanno ancora una volta illustrato alcune opere di riqualificazione per la città. Certamente senza il collaudo l'ecocentro comunale non potrà partire e contestualmente resta ferma anche la raccolta differenziata porta a porta. Numerose infatti sono state le affermazioni da parte dei rappresentanti di Palazzo del Pincio durante questi mesi che la davano in procinto di partire, ma ancora anche di essa in città non c'è traccia. L'unica certezza, almeno si spera, è che tra 10 giorni circa l'amministrazione comunale attende la visita di alcuni rappresentanti della provincia. Sarà lei a dover dare il via libera allo sblocco dei fondi necessari per l'apertura dell'ecocentro comunale. Solo in quel momento l'amministrazione potrà finalmente dire di aver risparmiato circa 40.000 euro di affitto per i terreni privati su cui insiste ad oggi il vecchio ecocentro. La Capitaneria di Porto di Civitavecchia ha completato le operazioni di spostamento della nave Nesibe E, che era ormeggiata in porto dal 2008. La nave era anche stata sottoposta a fermo dell'autorità giudiziaria. Da oggi la banchina dove era ormeggiata è tornata a disposizione dello scalo cittadino. Sentiamo il servizio. Si sono concluse con successo le operazioni di spostamento della nave Nesibe E, ferma al porto di Civitavecchia dal 2008. L'unità, ormeggiata alla banchina 8, è stata trasferita alla 24, dove, grazie ad una sofisticata apparecchiatura appositamente in arrivo dall'Olanda, inizierà domani le operazioni di discarica delle 3.000 tonnellate di cemento tuttora stivate a bordo.
Al termine delle operazioni, la cui prevista durata è di 3 giorni, il Nesi Bey sarà rimorchiato in Turchia con un rimorchiatore d'altura e lascerà definitivamente il porto. Nel dicembre del 2008 la nave si trovava fuori il porto di Civitavecchia quando, in difficoltà di manovra per le condizioni meteomarine avverse ed un solo motore funzionante, fu portata all'interno del porto dai rimorchiatori. La nave fu quindi detenuta per gravi deficienze che ne impedivano la navigazione in sicurezza e, successivamente, anche sequestrata dal Tribunale di Civitavecchia per insolvenza dell'armatore dei crediti dell'equipaggio. A tutela della sicurezza della navigazione e la salvaguardia dell'ambiente marino, le delicate fasi di spostamento presso la banchina 24 sono state eseguite da 2 unità della Capitaneria di Porto di Civitavecchia, le quali hanno assistito il rimorchio e l'ormeggio. Con la partenza del Nesi Bey E, da tempo auspicata e sostenuta da tutti gli operatori e le istituzioni, verrà restituita al porto di Civitavecchia l'operatività di un'altra banchina, restituzione resa ancor più preziosa perché inserita nel contesto delle opere di riqualificazione del porto storico, che sarà presto adibito alla nautica da diporto. All'interno dei servizi comunali, ad oggi non c'è traccia della distribuzione dei carichi di lavoro. La denuncia arriva da UIL FPL di Civitavecchia, che sottolinea come senza la distribuzione dei carichi di lavoro da parte dei dirigenti responsabili dei singoli servizi è impossibile valutare il lavoratore e la lavoratrice comunale al fine di erogare il premio individuale produttività collettiva. E dal sindacato si chiedono come mai i dirigenti del comune, oltre all'organizzazione interna al servizio, non hanno distribuito i carichi di lavoro. Anche per l'anno scolastico 2013-2014 è stato approvato l'avviso pubblico per la presentazione dell'esonero della retta dei nidi comunali o privati accreditati o dei servizi integrativi. Sentiamo i particolari nel servizio. Anche per l'anno scolastico 2013-2014 è stato approvato l'avviso pubblico per la presentazione dell'esonero dalla retta dei nidi comunali o privati accreditati o dei servizi integrativi, spazi baby. Possono presentare istanza tutti coloro i quali abbiano residenza nel comune di Civitavecchia, riferita al minore e almeno a uno dei genitori, e che per l'anno scolastico 2013-2014 risultino iscritti ai servizi per la prima infanzia presso i nidi comunali o privati accreditati o spazi baby accreditati. Alla domanda va allegata, pena l'esclusione, copia dell'attestazione ISEE del nucleo familiare calcolato sui redditi prodotti nel 2012 e che non devono superare 6.000 euro e copia del documento d'identità in corso di validità. Il facsimile della domanda è disponibile sia presso l'ufficio URP del Comune in piazzale Guglielmotti 7 sia su internet sul sito del Comune www.comune.civitavecchia.rm.it. La domanda dovrà pervenire in busta chiusa al protocollo generale dell'ente indirizzato al vice segretario politiche del welfare, l'avvocato Gabriella Brullini, recante la dicitura esonero rette asili nidi anno scolastico 2013-2014. Le istanze dovranno essere spedite esclusivamente, pena l'esclusione, tramite servizio postale, corriere o PEC, entro e non oltre il termine perentorio del 30 settembre 2013 alle 12. Nel caso di inserimenti successivi effettuati nel corso dell'anno scolastico 2013-2014, la relativa domanda di esonero potrà essere presentata entro il 31 maggio 2014, fatto salvo l'obbligo di pagamento anticipato delle rette e successivo rimborso all'utente che versi nelle condizioni previste dal bando, previa valutazione della commissione competente. Coloro che hanno già sostenuto il costo di iscrizione relativo al mese di settembre del corrente anno e che saranno ritenuti esonerati dall'apposita commissione che ne valuterà la condizione economica del nucleo familiare, avranno diritto al relativo rimborso. La società di trasporti urbani Argo comunica che presso i suoi uffici e in tutte le rivendite autorizzate di Civitavecchia è possibile acquistare gli abbonamenti mensili per il trasporto pubblico locale riservato agli studenti al costo di 12 euro per il primo figlio, 8 per il secondo e 6 per il terzo. Con questo abbonamento lo studente ha diritto a prendere qualsiasi tipo di linea, tutti i giorni, per tutto l'anno. Per usufruire dell'agevolazione lo studente dovrà essere munito di apposita autorizzazione che viene rilasciata all'inizio dell'anno scolastico. Chi fosse interessato può recarsi presso gli uffici di Argo in via Doria 24 dal lunedì al venerdì dalle 9 a mezzogiorno e martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30 per compilare l'autocertificazione e ritirare la nuova autorizzazione.
Nuova ondata di maltempo sul litorale romano, bombe d'acqua alla Dispoli, dove si sono registrati allagamenti e disagi. Sentiamo il servizio. Attimi di paura ieri alla Dispoli, dove alcuni residenti hanno avvistato un vortice marino che ha costretto i passanti a una rapida fuga per paura di una tromba d'aria simile a quella che domenica ha attraversato il litorale di Santa Severa. Grande corsa al rientro anche per le barche che si trovavano in mare. La città balneare è stata coinvolta in tarda mattinata anche da un violento nubifragio che ha colpito soprattutto la zona bassa della città, dove si sono allagati garage, seminterrati e primi piani. In panne anche diverse auto rimaste bloccate lungo le strade a causa dell'acqua che ha raggiunto anche mezzo metro. Al lavoro protezione civile, vigili del fuoco, polizia locale e mezzi del comune. Un elicottero ha sorvolato la zona per tenere d'occhio la situazione e verificare i danni subiti dalle strutture del litorale. Rallentamenti si sono registrati anche sulla linea ferroviaria per via degli allagamenti che hanno interessato la stazione della città balneare. Vere e proprie bombe d'acqua si sono abbattute nel primo pomeriggio sulla città del sindaco Pagliotta. Una pioggia fortissima, informa una nota del comune, che ha creato alcuni allagamenti, soprattutto nella zona centrale della città, dove i volontari della protezione civile e della Dolphin sono prontamente intervenuti, insieme con la polizia locale e i carabinieri, per regolare il traffico nelle strade, dove l'acqua aveva generato enormi pozzanghere. Prezioso si è rivelato anche l'intervento del personale della Flavia Acque. Il sindaco Pagliotta ha illustrato gli interventi che l'amministrazione ha messo in atto pochi minuti dopo il nubifragio, che ha riversato sulla Dispoli circa 64 mm di pioggia, creando i maggiori disagi nel centro, nella zona della stazione e in alcune strade decentrate. Al centralino della polizia locale, ha precisato Pagliotta, sono arrivate una trentina di richieste di aiuto da parte di cittadini vittime di allagamenti negli scantinati, nei garage e nei giardini. Problemi che la protezione civile ha risolto tempestivamente, soccorrendo tutti coloro che sono stati sorpresi dalla pioggia torrenziale. Anche il litorale di Santa Marinella e Santa Severa ieri è stato colpito dal nubifragio e sui danni subiti dalle località del litorale a causa del maltempo che si è abbattuto in questi giorni sulla zona, Fabrizio Santori, capogruppo della destra della regione Lazio, sollecita Zingaretti a riconoscere lo stato di calamità naturale. A seguito dell'eccezionale violento nubifragio che si è abbattuto domenica su Santa Severa, dichiara Santori, constatata l'entità dei danni alle strutture sia pubbliche che private, ritengo sia doveroso attivare le procedure per richiedere lo stato di calamità naturale, di cui la Regione Lazio deve immediatamente farsi carico presso il Governo. Sarebbe un'importante dimostrazione di vicinanza alle istituzioni e ai cittadini coinvolti. Spero che il Presidente Zingaretti non perda l'ennesima occasione, abbandonando i residenti e le imprese del litorale nord colpiti da una violenta tromba d'aria. Breve ma violento il nubifragio che ha imperversato ieri anche sul territorio di Fiumicino. L'amministrazione comunale ha subito attivato polizia locale e protezione civile comunale per andare incontro alle richieste di aiuto dei cittadini. Numerose le chiamate per case allagate, fognature ostruite, soprattutto a Fiumicino, Isola Sacra, Fregene ed Aranova. L'associazione di protezione civile Nuovo Domani, consapevole dell'allerta meteo, era pronta sin dalla mattina agli interventi con le pompe idrovore e i sollevatori d'acqua. Il delegato comunale alla protezione civile, Alfredo Diorio, fa una prima stima delle emergenze a cui si è fatto fronte nel corso della giornata di ieri. Oltre ad alcuni alberi caduti a Fiumicino in via Aurelia, allo svincolo con Aranova, le difficoltà maggiori sono state per alcuni cittadini che hanno dovuto fare i conti con gli allagamenti, come in via Ghilarza e in via Carboni a Passoscuro, a Fregene presso uno stabilimento balneare della zona sud e in via Duino, a Fiumicino in zona Passo della Sentinella e nei pressi di piazza Giovan Battista Grassi. L'associazione Nuovo Domani, con cui il comune di Fiumicino ha appena firmato una convenzione, è attiva in queste ore con 3 mezzi e 25 volontari. Anche la polizia locale è intervenuta con una decina di uomini in varie zone della città. L'amministrazione comunale di Tarquinia ha lavoro per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Il vice sindaco Renato Bacciardi, l'assessore ai servizi sociali Enrico Leoni e il consigliere comunale Marco Gentili incontreranno giovedì 5 settembre alle 17 i commercianti per discutere del problema.
Attraverso gli uffici comunali preposti è stata esaminata in questi mesi la questione, dichiara il consigliere Gentili. Il compito è stato arduo, ma fecondo di risultati. Ciò ha portato ad una filosofia di approccio politico che cerca di allargare il numero usufruibile degli edifici. La logica, spiegano dall'amministrazione Mazzola, è quella di far muovere le persone con disabilità in tutta libertà, non come categoria a parte, ma come parte di un tutto. Coniugare le istanze della conservazione di un edificio o di un sito storico con quelle dell'accessibilità allargata è compito difficile, delicato e che non sempre è stato rispettato e dichiarato in modo conforme alle leggi. Questa riunione, spiega Gentili, ha proprio l'obiettivo di fissare modi e tempi per risolvere il problema. Mi auguro quindi che i commercianti partecipino numerosi a questo importante incontro. Il gruppo di minoranza del PD di Santa Marinella torna sulle elezioni amministrative e sottolinea che il Partito Democratico è riuscito a non cogliere la spinta propulsiva del vento che spirava dalla sua parte. Abbiamo vanificato 5 anni di ottima opposizione senza riuscire a sfruttare l'inconsistenza della passata maggioranza e bruciato gran parte della migliore classe dirigente del centro-sinistra attraverso una scelta politica suicida. Dicono Emanuele Piendibene, Giancarlo Ricci, Francesco Magliani, Nadia Feligioni e Marina Fornaro. Il neo sindaco ha vinto con 4.745 voti, cioè con 542 voti in più della volta precedente. L'opposizione è passata da 6.500 preferenze a 3.749 voti. I 2.751 voti in meno rappresentano la misura dell'incapacità dell'opposizione di trovare una proposta politica che potesse appassionare, canalizzando tutte le forze alternative a questo governo e parlare alla città intera. Siamo consapevoli che la responsabilità maggiore della politica attuata dalla pseudo centrosinistra, la coalizione, è stata del Partito Democratico. Siamo altresì consapevoli che le ragioni della sconfitta sono molteplici. Innanzitutto l'impossibilità di discutere in modo sereno e costruttivo la proposta sostenuta dal capogruppo Mucciola e dal suo governo ombra. Il rifiuto di modificare o rimodulare tale proposta alla luce delle eccezioni presentate all'interno e all'esterno del partito. La cecità di alcuni membri del PD che hanno visto in questa proposta lo strumento per soddisfare le proprie ambizioni personali. Questi gli ingredienti che hanno costituito il cocktail tossico che ha impedito di ragionare e determinare una politica di sintesi sensata e seria. Una politica cioè vincente. Continuare così, concludono, no grazie, per noi le strade sono altre. Il comune di Montalto di Castro informa che la società Mastarna SRL ha emesso un bando di selezione per il reclutamento di 6 unità di personale dipendente a tempo parziale determinato con mansione di assistente all'infanzia su scuola bus in servizio nel territorio di Montalto. La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata a mezzo posta elettronica all'Agenzia del Lavoro, Obiettivo Lavoro di Roma, all'indirizzo mail assistentiscuolabus@obiettivolavoro.it entro e non oltre le ore 14 del giorno 2 settembre. Gli allegati e tutte le informazioni inerenti al bando e alla domanda potranno essere consultate sul sito del Comune di Montalto di Castro all'indirizzo www.comune.montaltodicastro.vt.it/articoli/bando-di-selezione per assistente all'infanzia. E passiamo allo sport. Luca Mencarini non riesce nell'impresa di conquistare il podio nei 100 dorso. Impegnato a Dubai negli Emirati Arabi per i campionati mondiali juniores, il tritoncino ieri aveva fatto ben sperare dimostrando un'ottima forma e riuscendo dopo una bellissima batteria chiusa in 55 secondi e 63 decimi e una buona semifinale a strappare il biglietto per la finale andata in scena ieri. Purtroppo però, nonostante il giovane nuotatore allenato da coach Fabio De Santis sia riuscito ad abbassare ulteriormente il suo tempo, andando a toccare la piastra in 55 secondi e 43 decimi, sicuramente uno dei migliori personali, non l'ha potuto contro gli specialisti della categoria, dovendosi accontentare del sesto posto. Ora Mencarini dovrà pensare solo ai 200 dorso di sabato, visto che è il suo ultimo anno da juniores e quella è la sua specialità, viene da pensare che abbia una gran voglia di fare bene, magari lasciando il segno, appendendosi al collo una medaglia.
Sono arrivati anche gli ultimi colpi di mercato che completano la rosa delle giocatrici e che vestiranno la maglia rossonera della CV Volley nella prossima stagione di Serie B2. Le pedine che vanno a completare lo scacchiere di Coach Tropiano sono la banda dell'Orvieto, Gabriella Sant'Angelo, e il centrale Laura Angeloni, che ha giocato nel campionato di Serie B2 siciliano. Super colpo di mercato per l'Atletico Civitavecchia. La società gialloblu è riuscita a trovare l'accordo con Gianluca Borriello, portiere che ha giocato anche in Serie A1 con la Finplanet Fiumicino ed ex Coggianco, il quale ha da poco firmato il contratto che si è già unito al gruppo per la preparazione. Ed infine cresce l'attesa per il primo slalom Civitavecchia Terme Traiane, manifestazione automobilistica nazionale di velocità ed abilità in salita, in programma domenica sulla strada provinciale 7B Sassicari. Questa era appunto la nostra ultima informazione, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima edizione.